Molto in breve, adesso io convincevo Riccardo che sta roba l'ho imparata negli Stati Uniti, per cui lui dirà che è tutta sbagliata, però pazienza. Per semplicità, dividiamo la storia dell'economia moderna nell'economia classica, gli economisti classici che arrivano fino sostanzialmente a Marx, e poi nell'economia neoclassica che reagisce a Marx, da Marx va avanti in poi. Non mi da ricordare Adam Smith, famosissimo, siamo alla fine, metà e fine del Settecento. Smith era in realtà un filosofo morale, non era tanto un economista. Il problema è che Smith è stato ricordato e viene ancora oggi ricordato in un modo completamente sballato, perché è stato dirottato dai neoliberisti, dai neoclassici, come il padre della mano invisibile del libero mercato, che è una roba completamente fasulla. In realtà Adam Smith aveva semplicemente detto una cosa che ha un senso. Ai tempi di Adam Smith, quello che potremmo oggi definire l'autorità erano questi rentiers, questi sfruttatori, terrieri, latifondisti, principi, re, cioè gente veramente meschina, delle vere sanguisughe. E Smith in realtà quello che dice è questo: dice, guarda, che il libero mercato, che pure è imperfetto, totalmente imperfetto, ma è di gran lunga preferibile a sti mostri. E quindi, cioè, l'alternativa del libero mercato, solamente perché l'alternativa precedente è ancora molto più orribile. Lui vedeva il capitalismo come un avanzamento morale rispetto ai rentiers, ma non assolutamente giustificabile. Difatti, una delle sue frasi più famose è quella dove lui dice: i capitalisti raramente si riuniscono se non per cospirare contro la gente e il mercato. E rimane famoso Adam Smith per questa famosa mano invisibile che oggi viene pedalata come la mano invisibile del mercato, che tutto regola e tutto fa funzionare. In realtà nessuno sa a cosa si riferisse Smith. I biografi dicono addirittura che si riferisse a Dio o a un ordine cosmico o chissà che. Ultima cosa su Smith da ricordare è che intuisce che le innovazioni del capitalismo renderanno vita molto difficile ai capitalisti nella loro opera di predazione della società. Ripeto, i capitalisti, che lui però vedeva come alternativa preferibile ai mostri, rentiers, principi, re e latifondisti. Dopo Smith, da segnare Thomas Robert Malthus, anche lui Settecento, fine Settecento, inizi dell'Ottocento. Questo era un uomo che ha avuto un merito e dei demeriti, secondo il mio punto di vista, ovviamente colossali. Cioè, il demerito di Malthus era che lui era un sostenitore sfegatato proprio dei mostri che Smith condannava. Lui disse: beh, i poveri sono poveri, non potranno mai creare sufficiente domanda comprando i prodotti, per cui bisogna che noi coltiviamo una classe di rentiers, di nobili, di principi, di ricconi, latifondisti, eccetera, che faranno in modo da assorbire la produzione, scusate, tutta la produzione che altrimenti non verrebbe consumata. E il lato positivo di questa teoria, per quello che riguarda Malthus, è che lui intuisce per primo, diciamo fra i grandi economisti per primo, che in effetti c'è un problema di domanda. C'è un problema di domanda, cioè nel senso che esiste un problema: se la gente non compra, se qualcuno non compra, si crea crisi economica. Fu il primo a intuirlo, no? Naturalmente la soluzione che lui dettava era quella sbagliata, perché diceva: a comprare a questo punto devono essere tutti le sanguisughe del mondo, i rentiers. Ma intuisce questo fatto molto importante, cioè la produzione per sé non crea consumo, che è una intuizione che ha Malthus nel 700-800 e che non capiterà nella testa dei supply side americani ai tempi di Reagan, che invece torneranno l'idea che basta creare ricchezza che subito si crea immediatamente il consumo. Anyway, Malthus è noto anche per un'altra cosa che non si può non menzionare, perché la trappola di Malthus, il Malthusian Trap, che è un ragionamento che lui fece ovviamente piuttosto agghiacciante. Lui diceva: siccome la popolazione cresce geometricamente e la produzione di cibo cresce aritmeticamente, ovviamente ci sarà sempre più gente che cibo, per cui è giusto che esistano dei backstopper naturali alla crescita della popolazione: malattie, povertà, miseria, alcolismo,
e quindi i poveri faranno meno figli e quindi sfameranno meno bocche e faranno meno la fame. Cioè la soluzione per la fame dei poveri è che muoiono di malattie, si ammazzino fra di loro, muoiono di miseria, eccetera. Questa è la trappola di Malthus. Passiamo al terzo grande nome sempre degli economisti classici, David Ricardo, fine Settecento, anche lui metà, primi anni dell'Ottocento, muore molto giovane. David Ricardo dice: Malthus ha sbagliato tutto. Creiamo una classe di sanguisughe che si occupano di consumare tutta la produzione, non facciamo altro che restituire ai produttori di questi beni i soldi che questi produttori devono pagare in tasse, in affitti e in prebende gratuite a queste sanguisughe. Cioè, avete capito come funziona, no? È chiaro che se tu hai una classe di rentiers che si fa pagare per qualsiasi cosa senza fare niente e succhia denaro a chi produce, quando poi comprano dei prodotti restituiscono il denaro che la gente gli ha dato in affitti, in tasse, eccetera, eccetera. Per cui non si crea nessun profitto e nessuna nuova ricchezza. Questa è una buona intuizione di David Ricardo, che dice: tanto vale a questo punto che i produttori di beni e servizi se li brucino in giardino, perché tanto a questo punto li devono vendere alle sanguisughe, non ci ricavano nessun profitto. Ecco, Ricardo invece diventa molto importante per questa sua idea, per cui, e che noi abbiamo discusso molto nel discorso della MMT, per cui sono i risparmi che creano l'investimento. E questo è un grosso problema. Ai suoi tempi si parlava, e ancora si è parlato dopo, dell'economia del grano turco. Cioè lui, la metafora che si faceva era: il contadino, per poter investire, cioè piantare il grano turco, deve prima accumularlo. E così devono funzionare anche le società, che devono prima accumulare i beni reali, ok, per poi poterli investire, e questo viene traslato poi in epoche moderne anche col denaro. Allora si parlava di beni materiali, materie prime, eccetera, e oggi gli economisti neoclassici, chiamiamoli, o neoagrari, dicono: bisogna prima risparmiare il denaro e poi dopo investirlo. Che Keynes poi è arrivato e ha ribaltato questa equazione. Infatti l'idea di Ricardo era questa, cioè lui diceva: non ci può essere un problema di domanda insufficiente, perché se la gente decide di non consumare e di risparmiare, vuol dire che investirà in futuro, per cui si creerà la ricchezza. E Keynes arriva e dice: no, guardate che se fate così, se prima risparmiate, trattenete, intanto la società si impoverisce sempre di più ed è un disastro. Nell'epoca di questi economisti classici va notata una tendenza economica che poi ritroviamo oggi proprio nel discorso soprattutto nel discorso di Francia e Germania, in particolare di Germania, ne ha parlato questa mattina Alain, che è il neomercantilismo. Nasce e proprio trionfa in quegli anni il neomercantilismo è quella tendenza secondo cui il re o il governo, lo Stato, deve assolutamente esportare il più possibile, ok, per incassare. Naturalmente a quei tempi c'era lo standard aureo, per cui quello che si mirava a fare era di incassare oro, il più possibile oro, perché lo Stato aveva bisogno di oro per garantire le proprie valute. Un altro motivo per cui il neomercantilismo è il trend economico dominante di questi secoli, del XVIII e XIX secolo, è perché si facevano tantissime guerre. Tutti noi abbiamo studiato a scuola Due Palle della Madonna, tutte queste cazzo di guerre, e in realtà la cosa che invece non si sa molto di frequente è che i soldati non volevano essere pagati in denaro, volevano essere pagati in oro, perché dicevano: e se il mio re perde la guerra, che cazzo me ne faccio dei soldi del re? Niente, voglio dell'oro, così se perde la guerra io sopravvivo, almeno c'è dell'oro in tasca. I re necessitavano di questo neomercantilismo per procurarsi quest'oro. Naturalmente però il problema di impostare un'intera economia sul discorso dell'export, come abbiamo già detto anche con la MMT, necessita poi però di politiche interne che sono abbastanza disastrose, perché devi deprimere i consumi dentro la tua nazione, perché se la gente vuole comprare molti iPhone, molti Suzuki o che cosa, è chiaro che non riesci a esportare di più di quello che importi. E allora bisogna fare tutta una serie di robe piuttosto spiacevoli per l'economia per ottenere il risultato di esportare di più di quello che si importa. Concludo i 10 minuti delle prime pillole dell'economia con il signor Carlo Marx, okay?
molto importante, un pochino lunghino da spiegare, ma ne parlerà diffusamente Riccardo Bellofiore. È appunto uno dei, l'ultimo dei grandi economisti classici, elabora la teoria del valore lavoro, cioè sono i lavoratori che producono tutto il valore, i capitalisti semplicemente si appropriano del valore prodotto dai lavoratori. Fra i capitalisti Marx mette anche la classe dei rentiers, delle sanguisughe ovviamente, di cui parlavo prima. Una cosa che mi ha raccontato Randall Ray, che è divertente, però io non l'ho verificata e quindi qualcuno la verificherà, forse Riccardo o Alain lo sanno, che sembra che Benjamin Franklin si sia immaginato la teoria del valore lavoro molto prima di Marx e nessuno lo sa. E questo è interessante. Comunque, Marx propugna la teoria della la teoria monetaria della produzione, è uno dei grandi divulgatori della teoria monetaria della produzione, esattamente come Keynes e come altri. Cioè è quell'idea che dice che un'economia funziona in un circolo che parte dal denaro, produce beni reali per ritornare al denaro, che di fondo mi sembra che abbia senso, cioè l'economia in cui viviamo noi. E veniamo al famoso conflitto di classe di Marx, che sappiamo già tutti, questo non è tanto importante ricordarlo, cioè il capitalismo sfrutta appunto il plus valore dei lavoratori, i lavoratori non tollereranno più questa situazione, si ribelleranno, porteranno il capitalismo alla sua fine naturale, quindi al socialismo. Il problema che Marx identifica in questa crisi, nello specifico, è la differenza tra lavoro vivo e lavoro morto. Marx dice il lavoro vivo è il lavoro della gente, dei lavoratori, produce abbastanza per soddisfare l'esistenza dei lavoratori e produce il plus valore di cui, che viene invece sottratto ai lavoratori e di cui si appropriano i capitalisti. Attenzione che stiamo sempre parlando di valori, non in termini monetari a quei tempi, parliamo di produzione, quindi si parlava soprattutto di ricchezza reale, la famosa differenza fondamentale in economia, ancora oggi validissima, fra ricchezza finanziaria e ricchezza reale. Ma una teoria come questa si può tranquillamente applicare, mi dissero gli esperti americani che ho consultato, anche all'economia monetaria, stessa cosa, cioè esiste un plus valore monetario, così come esisteva un plus valore di produzione di beni reali. Ok. Il problema invece del lavoro morto, che in quegli anni stava diventando rampante. Fra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che lo stesso David Ricardo, alla fine della sua vita, intuì che le macchine avrebbero creato una crisi del capitalismo molto potente. Fu un'intuizione proprio della fine della vita di Ricardo, lui morì nel 1823. Comunque, il lavoro vivo, l'abbiamo detto, il lavoro morto, le macchine. Qual è il problema del lavoro morto? Le macchine non producono plus valore, cioè, calma, non è che non producono plus valore, le macchine producono anche il plus valore, ma non ha un valore, perché il plus valore ha un valore nel momento in cui viene riciclato nell'economia, cioè in termini monetari, moderni, viene speso. Le macchine non possono spendere il plus valore. Il lavoratore può spendere un plus valore, le macchine no. Allora Marx dice, succederà che si accumulerà questo plus valore o non ci sarà plus valore per il capitalista, quello che incasserà sarà malapena sufficiente per pagare il lavoro morto, cioè i macchinari, ok? Ci sarà quindi una crisi ciclica di produzione, di investimento, di occupazione, di consumi, e questo porterà poi all'esplosione del sistema capitalista, alla contraddizione, all'esplosione del sistema capitalista, ok? Penultima cosa che dico di Marx molto rapidamente, che è ancora un pochino più complicata, è molto importante. Marx parla, si pone il problema di che cosa crea il profitto. Dice, ma allora alla fine che cos'è che crea profitti per il capitalista? Cerchiamo di capirlo. E qui Marx intuisce e scrive quello che poi altri economisti, di cui noi nella MMT abbiamo molto parlato, Lerner, Godley, ma anche Kalesky e altri, hanno poi predicato con il famoso discorso dei bilanci settoriali, cioè l'idea secondo cui in realtà, se ci pensi bene, la creazione di ricchezza non avviene mai all'interno di un contenitore, di un sistema, ci deve essere sempre un sistema esterno a un sistema per creare ricchezza. Cioè, vi ricordate il discorso che facevamo del settore non governativo,
da dove vengono i soldi nel settore non governativo? Non possono venire dall'interno del settore non governativo, i soldi al netto ovviamente, al netto. Devono venire da un settore esterno. Per Marx si pone il problema, da dove viene il profitto, che è poi come dire il denaro al netto per il capitalista. Allora il discorso che lui fa è quello dei due dipartimenti, no? Il dipartimento 1, il dipartimento 1 qua con i suoi lavoratori, il dipartimento 2 che è i suoi lavoratori. Il dipartimento 1 per Marx è il dipartimento del chiamiamoli i mezzi di produzione, soprattutto materie prime, creazione di infrastruttura, strutture, ok? E il dipartimento 2 è quello dei beni di consumo, cioè le cose che noi tutti compriamo, che usiamo nella vita quotidiana. Allora il discorso che Marx fa, cerchiamo di non confonderci, è questo: succede che questa gente produce beni di consumo, il settore 2, il dipartimento 2 produce beni di consumo, ok? Il capitalista del dipartimento 2 che produce beni di consumo certamente li vende ai suoi lavoratori, ma non può fare profitto, perché semplicemente è lo stipendio che lui paga ai suoi lavoratori che gli ritorna indietro sicuramente in misura minore nel momento in cui i lavoratori gli comprano le robe che producono. Non è possibile realizzare profitto in questo dipartimento, dice Marx. Allora, come fa questo dipartimento a realizzare un profitto? Ci deve essere un dipartimento esterno che gli compra la roba, quindi il dipartimento 1, i lavoratori pagati, salariati del dipartimento 1, ovviamente compreranno beni di consumo e sarà denaro che arriverà dentro al dipartimento 2, che non sono stipendi pagati dal capitalista 2 ai suoi lavoratori, sono stipendi pagati da un altro capitalista, il capitalista 1 ai suoi lavoratori, ok? E quindi c'è questo trasferimento di denaro e questo è il profitto del dipartimento 2. Allora la domanda a questo punto è: ma il dipartimento 1 come fa a guadagnare? Cioè chi compra le materie prime dal dipartimento 1? Certamente può accadere che il capitalista del dipartimento 2 gli compri le materie prime, ma siccome abbiamo appena definito il fatto che tutto il profitto del capitalista che sta qua viene da qui, quando questo gli compra le materie prime a questo, questo ha creato profitto qua, gli ritornano indietro i soldi, siamo sempre alla stessa storia. È sempre soldi che questo dipartimento ha speso, sono finiti qua, e quando questi comprano le materie prime gli ritornano indietro. Allora Marx dice: a questo punto per forza ci deve essere qualcosa di esterno anche al dipartimento 1 che crei l'investimento necessario per creare il profitto qua, e questo può essere solo il governo, lo Stato, il settore estero che compra qua, ok? Oppure, questo non l'ha detto Marx, ma lo aggiungiamo noi perché viviamo in un'epoca più moderna, oppure lo stesso Dipartimento 2 che spende a deficit, cioè spende a debito, si indebita, ok? Cioè non sono più soldi passati da qua a qua, ma sono soldi creati dalle banche qua, questi hanno fatto un sacco di debiti e comprano la roba qui, ok? Quindi sostanzialmente questa è la teoria dei dipartimenti di Marx. Allora, ultime due cose, poi ho finito, brevissime. Marx prevede non solo una crisi del capitalismo come abbiamo definito prima, il conflitto di classe, la contraddizione fra lavoro vivo e lavoro morto, eccetera, ma lui prevede anche una crisi del capitalismo legata a questo fatto. Cioè lui dice: ma se sta gente qua non spende, se qui qualcuno non spende, questi non spendono, oppure questi non spendono, questi non spendono, ok? Che cosa succede? Si crea una crisi del capitalismo, cioè crolla tutto il fattore di tutta la catena di produzione. Questo può portare a quello che lui chiamava la crisi di realizzazione. Ok, ultima cosa, Marx si pone il problema dei prezzi. Vabbè, questo è interessante da sapere, non so quanto sia importante, ma comunque il problema dei prezzi, gli dice: ma insomma, che cosa determina il prezzo di un oggetto, di qualcosa? Cioè, come si fa a apprezzare il valore del lavoro? E si rende conto immediatamente che non è un rapporto di uno a uno, cioè non è che un lavoro di 10 ore produce un prezzo da 10 ore. Ci può essere un lavoro da 10 ore che produce un prezzo da mezz'ora, e un lavoro di 5 minuti che produce il prezzo di qualcosa che invece è stato fatto in 10 ore. Faccio un esempio: una consulenza da un grande medico, stai di 10 minuti, lo paghi 350 euro. Voglio dire, è molto di più di quello che ci vuole a fare un mobile di legno che paga magari di meno, ok? E quindi Marx capisce, intuisce immediatamente che è il mercato poi che regola
il prezzo delle cose non è solo il fattore del lavoro. Fine pillole.